Questo programma è presentato da... Buonasera, benvenuti, eccoci ad un nuovo 60 News, già il titolo, la bit riparte la Calabria, offriamo un assist anche alla puntata di questa sera di Calabria Sud, dove si parlerà diffusamente, noi ad ampio raggio lo faremo con Giuseppe Romeo, assessore all'attività produttiva del comune di Marina di Gioso Ionica, con il quale ci incontriamo di tanto in tanto, anche perché è abbastanza prolifico, abbastanza attivo, come tanti giovani amministratori, nuovi amministratori in tanti comuni calabresi, benvenuto in trasmissione. E quindi buonasera. Mi giovo della sua presenza per parlare appunto di un argomento importante, tanti ve ne sarebbero in questo periodo, poi tra l'altro siamo, anche perché il nostro è un ristoratore, siamo all'indomani della festa degli innamorati, delle coppie. Vabbè, oggi è anche festa, oggi no? Oggi è festa dei singoli. Dei singoli, no? È anche è sempre festa, ma bene che ci siano tutte queste feste. Meglio perché, le feste che altre meglio, cose. No, anche perché noi dobbiamo parlare di economia questa sera, certo, quindi certo. L'economia, è, voglio dire, si basa soprattutto sulle feste, le celebrazioni. Esatto, esatto. Dunque, quindi, la bit è tutto quello che ruota e ruoterà attorno. Poi, tra l'altro, ecco, a proposito di momento particolare che stiamo vivendo, beh, al di là del San Valentino, ovviamente, siamo alla settimana di Carnevale e quindi altro fervore, altro, insomma, momento topico dell'anno dei nostri comuni, ecco, eccetera, eccetera. E veniamo appunto dalla bit della settimana passata. È inutile stare qui adesso ad elencare i successi, quello che è piaciuto di più, di meno, eccetera, eccetera. Comunque la Calabria ha gli elementi, ha le cose da proporre, su questo non ci piove, è inutile parlare delle virtù, delle eccellenze. Ecco, ma cosa dobbiamo aspettarci? Perché poi la bit in questo senso, ecco, vorrei un po' anche improntare il nostro incontro questa sera, diventa anche un punto di partenza, perché noi abbiamo, beh sì, è vero anche da un certo aspetto che abbiamo mille risorse, eccetera, eccetera, però noi puntiamo purtroppo su pochi aspetti, su poche risorse, e il turismo è uno, dico, anche perché è abbastanza rodato, sappiamo come farlo, eccetera, eccetera, ma poi dovremmo anche parlare di agricoltura, eccetera, eccetera, ma noi focalizziamo la nostra attenzione al turismo, che comunque è una risorsa portante. Dunque, cosa dobbiamo aspettarci da questa bit di quest'anno? Allora, io intanto saluto tutti i telespettatori, grazie a te per l'invito, come spesso noi ci sentiamo per confrontarci e affrontare diverse problematiche nuovi sviluppi, no, sul nostro territorio. La BIT, mi dispiace che non esserci stato perché per impegni di lavoro, sì, altrimenti sì, sarei andato volentieri. La BIT è stato un momento di confronto, so che ci sono alcuni nostri operatori che erano lì presenti, certo, che hanno, sentendoli hanno ottenuto, diciamo, buoni riscontri positivi. Certo, c'è tanto da fare ancora, no? Però io dico sempre, come ho fatto l'altra sera in una riunione con i commercianti, che noi dobbiamo partire da un punto e iniziare a risolvere un problema alla volta, cioè, certo, di migliorarlo, certo. Perché se ci giriamo intorno alle solite lamentele le problematiche ci sono, certo, ma dobbiamo, come dico spesso, risolverlo, perché è inutile, facciamo il scaricabarile delle responsabilità uno contro l'altro. Io stasera, noi stiamo relazionandoci, cari amici a casa, non con un amministratore qualunque e non un amministratore di una cittadina qualunque, perché stiamo parlando della cittadina apostrofata qualche tempo fa, ma non perché era bella qualche tempo fa, adesso non lo è più, no? Ci sono momenti, ricorsi, momenti alti e bassi, la Pelagonia, la Rimini del Sud, c'è un comune virtuoso. Allora, quindi noi stiamo, io onestamente voglio lanciare adesso un messaggio, no? Che noi sappiamo che le difficoltà che ha avuto Marina di Gioiosa, però stiamo cercando in tutti i modi per quantomeno fare il minimo indispensabile con l'aiuto di tutti, perché se non c'è una collaborazione non possiamo, certo, ottenere risultati. Io ho lanciato uno slogan. Marina è gioiosa.
non è Marina è gioiosa, ma sì. Marina è gioiosa. Sì, sembra retorica la cosa, ma è importante. Però è importante, bisogna mettere i segnali con i messaggi. Allora, questo messaggio lo sta lanciando la consulta giovanile di Marina Gioiosa Ionica con la festa del carnevale. Però torniamo al discorso della BIT. Certo. Io ho visto anche le storie, ho sentito qualche altro amico che era presente alla fiera, e la Calabria è stata una di quelle più, lo stand della Calabria è stato quella più una dei più visitati, anche perché noi abbiamo delle bellezze naturalistiche, culturali, che sono invidiate da tutti. Io lo noto, ecco, magari noi che viviamo qua non ci rendiamo conto o non apprezziamo quello che noi abbiamo, ma io l'altra volta ho ospitato un gruppo di signori che sono venuti a fare un sopralluogo per un autoraduno, un autoraduno importante, stiamo solo definendo la data, e sono rimasti incantati, diciamo, dei nostri luoghi. Ma com'è possibile? Nel 2023 siamo poco conosciuti ancora, perché ma forse siamo stati poco capaci a, ecco, la comunicazione oggi è cambiata, ecco, no? Oggi, perché è importante la BIT, oggi bisogna innovarsi, no? Sì. Cioè, l'innovazione oggi digitale, tecnologica, ti porta ad arrivare molto più facilmente all'utente finale, al cliente, voglio dire, no? Sì, sì. Basta aprire un Instagram, un Facebook, un TikTok, vedi già le sponsorizzate e già ti dai un'idea dell'attività che tu vai, magari vorresti che si sta pubblicizzando, o la struttura che sta promuovendo il proprio, diciamo, territorio. Non è come una volta, è molto più semplice. Sì. Magari non abbiamo mai avuto quell'ottica, perché la Calabria è divisa in zona, anche a livello turistico, no? Il 60 News piace perché è una conversazione, non è un'intervista, perché anche il conduttore esprime opinioni, pensieri, quello che sente, quello che vede. Cioè, più mi faccio vecchio, scusami, assessore, più mi faccio vecchio e più ascolto e più vedo. Guarda un po', ho scoperto l'acqua calda, ma è così. E l'altro giorno mi confrontavo con un amico di una nota località turistica spagnola, no? Che per no, io non voglio fare pubblicità, non la dico, no, aspettate che vi dica il nome, no? Mi sentiva parlare, lamentare, no? Come facciamo tutti quanti, non soltanto il cronista, ma anche l'imprenditore, la gente comune, no? Ah, ma noi qui siamo difficili da raggiungere, non abbiamo questo, abbiamo quell'altro. Dice, no, guarda, noi siamo importantissimi. Però ti posso assicurare che da Lamezia a casa tua io ci arrivo, invece dall'aeroporto più vicino a questa nota località, casa mia, ci vogliono 2 ore. Il discorso è i servizi che... Allora, è vero che mancano i collegamenti, come magari... No, che spesso troviamo male, no, sul fatto delle infrastrutture è vero che si può fare ancora molto di più. Però ci sono zone in Italia, ok, io l'altra volta sono stato ad un incontro a Riace, che c'è stato convegno sui bronzi di Riace, anche lì sono presi degli impegni, si stanno portando avanti, e ho apprezzato un intervento dal dottor Lamberti Castronuovo, che ha detto, guarda, qualcuno aveva praticamente sempre posto il problema sulle strade, sui trasporti, tutta una serie di problematiche infrastrutturali, però lui ha detto una cosa molto semplice, cioè io per arrivare qui a Reggio alla fine ho impiegato un'ora. Sì. Cioè, non è che deve arrivare in 15 minuti, 20 minuti. Sì. Ben venga se si arriva in 15-20 minuti a Reggio Calabria, a Riace. Sì. Però la gente, se vuole, ci arriva. Cioè, e lui ha fatto l'esempio di Cortina. Sì. Dice, Cortina è una località turistica invernale, però che la strada per arrivarci, dove ovviamente arrivi all'aeroporto per poi fare tutto il tragitto, ci vogliono 2 ore e mezzo, 3 ore, io non ci sono mai stato, però è stata una testimonianza che ha fatto lui, dicendo, allora, se uno sfrutta, ovviamente mettendo quei servizi, e non ha quelle grandi infrastrutture, tipo, sai, autostrada, 3 corsie, però... Il problema non è come arrivarci, il problema è che cosa uno trova. Appunto, questo è che dobbiamo inserire. Cioè, noi
parlo del nostro piccolo, che ad oggi sta ancora continuando questo servizio, con la Vallata del Torbido, con l'Helobus si chiama, sì, ok? Sì. C'è sia il servizio per quelli poverini diversamente abili, certo. Ci sono degli orari. Sì, vediamo sto pulmino che sì, viaggia. E poi c'è anche la possibilità di prenotarlo. Per poi magari farsi trasportare o all'ospedale o all'aeroporto stesso, voglio dire, a fare, diciamo, certo. Perché ci sono degli anziani che magari non hanno con chi andare. Sì, allora questo è un servizio, ecco, che poi noi abbiamo detto anche l'altra volta quando sono stato qui, mare e montagna a mezz'ora, 45 minuti. Certo. Io la cosa che mi ha fatto piacere, l'altra volta ho ospitato una signora che stiamo lavorando su un progetto molto importante che non voglio svelare perché ancora non è non è definitivo, sì, ecco. Sì. Però girando in diverse zone qui il nostro territorio, sì. Questa era di Milano, una milanese originaria, cioè genitori originari calabresi della provincia di Cosenza, lei milanese nata e ovviamente ci vive, gira il mondo perché è una architetta e designer. Sì. Ha detto: Giuseppe, qua assessore, qua c'è tanto da fare. Perché? È vero che dobbiamo solo rimboccarci le mani, avere quella buona volontà e partire, sfruttare quel poco che noi abbiamo. E i risultati arrivano da soli, è come in un'attività. Cioè io non posso pretendere che io apro oggi e domani mi ripago tutti gli investimenti. Il poco è quello che è facilmente utilizzabile e sfruttabile al momento. Certo, torniamo certo, al discorso che c'è tanto da fare in settori che magari ancora hanno bisogno di spinte enormi e dove magari il rendiconto non è immediato, ma ci vorranno anni. Solo è chiaro che l'imprenditore bada anche al solo ritorno economico immediato di lavoro, capito? Non è che quando mi sento dire ma una volta si faceva così, purtroppo sì. Non si fa così più, ce n'è stato allora, anche nell'amministrazione, non, sì, no? Quando ti dicono farlo. Ma noi una volta ci parlo con vecchi amministratori quando mi dicono ma noi una volta facevamo così. Magari era più facile quando c'eravate voi. Sì. Per l'amor, oggi purtroppo dobbiamo rispettare altri tempi, capito? Sono cambiati le cose. Assolutamente, poi la tecnologia, vabbè. Dunque, io non volevo farlo questo solo, ma lo faccio anche perché mi voglio legare, che sia d'accordo o non benicare, anche al discorso del territorio, perché mi corre l'obbligo quando incontro gli amministratori non di metterli al servizio di tutta la Calabria con le loro opinioni, i loro suggerimenti, le loro versioni sui fatti che riguardano tutti quanti, ma anche ovviamente per parlare del loro paese, perché ci darranno tantissimo. Allora, per arrivare a Maria Giuseppe Ionica, vorrei dire, sempre per rimanere in argomenti, ecco, quali sono le risorse vecchie e nuove che invece la Valla, io non parlo più di Marina, di Gioiosa, perché ormai dobbiamo parlare in ordine comprensoriale, ecco, quali sono le carte importanti che metterà sul tavolo, ha messo e metterà da qui in avanti adesso sul tavolo? Guardi, allora, l'Unione dei Comuni dal 1 gennaio con le delibere fatte dalla Giunta e anche dal Consiglio dell'Unione stanno per partire i servizi, stanno adesso sistemando l'ex pretura dove c'era praticamente lì a Gioia Superiore e lì ci sarà la sede dell'Unione dei Comuni. Abbiamo già praticamente formato i diversi uffici dalla CUC, anzi quella ancora deve partire, però lavori pubblici perché ci sono dei finanziamenti che l'Unione dei Comuni ha ottenuto sulla rigenerazione urbana, poi c'è praticamente l'ufficio economico finanziario e si sta completando l'iter per quanto riguarda il corpo dei vigili dell'Unione dei Comuni. Noi ovviamente è una cosa che ormai si trascina da tantissimi anni, che finalmente sta per partire a tutti gli effetti. Devo dire che la buona volontà c'è, infatti stasera ci saranno tutti i sindaci a fare ovviamente giunte, perché noi la prossima settimana, se non vado errato, abbiamo il Consiglio dell'Unione per il bilancio di previsione. Sì. Ovviamente da lì inizieremo a fare, anzi forse siamo uno dei pochi comuni. Le funzioni sono sempre quelle, come un grande comune. Sì, no? È un grande comune, a differenza degli altri comuni che sono singoli, certo. Ancora siamo in difficoltà a approvare anche il bilancio, dobbiamo vedere anche una serie di questioni che oggi tutti stiamo affrontando, chi più e chi meno, sai, tutti i comuni economicamente non è che si trovano con le casse piene, anzi addirittura bisogna vedere se si va in predissesto, se
ci sono le condizioni, fare un piano di riequilibrio, addirittura dichiarare il dissesto, che non è una cosa bella, ma purtroppo sono cose che si trascinano. Ecco, la Valata stessa ha tante cose, no, da presentare a livello anche architettonico, storico, eccetera, eccetera. Cioè, anche all'interno di questo nuovo consiglio allargato, certo, anche perché credo che si possa puntare da subito, ecco, su questi aspetti, perché abbiamo tanti luoghi interessantissimi ma poco fruibili. Infatti, proprio per questo ci sono degli investimenti per funzionare far sì meglio, certo, che funzionino in modo decente, voglio dire, alla fine, no? Perché ognuno giustamente poi ha un modo di vedere, un modo di pensare, però quando si siede tutti insieme, quando ci si siede tutti insieme, cerca di ragionare e trovare la soluzione comune per il bene della collettività, del territorio. E infatti noi ognuno, cioè non bisogna mai mettersi il cappello, infatti la cosa bella che ribadiamo, mi fa piacere una volta, noi abbiamo superato, ci siamo arrivati tardi, no? Meglio tardi che mai, meglio arrivarci chiaramente a superare il campanilismo. Ci siamo finalmente resi conto, signori, abbiamo scoperto anche qui l'acqua calda, che se la gente viene a farsi il bagno a Maria Giuse Ionica, può vuole andare al Naniglio, vuole andare c'è il Musabba, c'è il Castello Roccella, c'è il Porto, c'è il museo a Locri. Abbiamo scoperto l'acqua calda. Non è che perché a Locri e di Locri e poi pomeriggio andiamo a fare un po' di questo, ecco, quando il Galla adesso ha presentato la candidatura, quindi anche Marina con i comuni, ha bisogno di mammola, la candidatura a capitale della cultura, è vero che non abbiamo ottenuto, ecco, non abbiamo superato il turno. Sì. Anche qui sono stato ad un incontro che un ex dirigente della regione Calabria ha detto una cosa molto che io sinceramente ho apprezzato tanto. Ha detto: guarda, forse se noi avessimo superato il turno e ottenuto proprio di avere il risultato finale della candidatura di Locri di capitale della cultura, forse ci trovavamo impreparati, perché c'era quella euforia, sai, quella cosa che ci perdevamo poi alla fine, strada facendo. Ma io credo che sia bello perdersi, perché una volta che consegui consegui il titolo, non è che poi sei in finale. Ma non è che noi non possiamo, perché ma qui come le competizioni sportive, se arrivi secondo hai perso comunque. Il ragionamento è vero che abbiamo perso, ma c'è la possibilità e il tempo, dato che i 42 comuni si sono uniti insieme. Per quella candidatura, a maggior ragione non ci sono giustificazioni a dire ma non parteciperò la prossima volta, o se ci sono altre iniziative. Capito? C'è questo. Allora abbiamo il tempo di organizzarci, di avere per il 2026, 2027, quello che sia. Assolutamente. Questo è il concetto che lui giustamente faceva, che io ho sposato, cioè io ho condiviso, ho detto forse ha ragione, perché abbiamo anche il tempo di organizzarci meglio. Sì, allora io dovevo andare a Marina Giuse Ionica, ma già che ne parlavamo di comuni, eccetera, eccetera, c'è stata un'importante riunione settimana passata dell'ANCI, importante ma poco proficua. Sì, guarda, sono rimasto un po' deluso, perché io penso che quando si tratta, specialmente l'ANCI in quell'occasione era rivolto, l'ANCI abbraccia tutti gli amministratori, consiglieri, cioè assessori, consiglieri, sindaci, e lì i sindaci dovevano essere presenti o delegavano il proprio assessore o consigliere. Per votare il presidente dell'ANCI, il direttivo. In questo caso lei era direttamente. Sì, ci ha dato lei, voglio dire. Lì una delle candidate era il sindaco di Vibo Valentia, sindaco Limardo, e poi come dicevano lì, perché io non è che ho seguito approfondito, perché io penso che in queste occasioni bisogna trovare un accordo unitario, perché i sindaci rappresentano i territori, non rappresentano i partiti. Cioè, inutile quel discorso che facevo prima del di mettere il cappello. Si doveva cercare quantomeno di trovare un accordo unitario, uno faceva il vicepresidente, l'altro faceva il vicepresidente o viceversa, o addirittura nessuno delle due persone, e trovare un nome, una figura che poteva essere condivisibile da parte. Quindi dall'ultima riunione non è emerso assolutamente nulla, anche un minimo di condivisione. Noi eravamo lì, ovviamente loro erano il gruppo ristretto all'interno del direttivo. Sì.
riuniti a discutere, trovare una soluzione, si doveva votare, non si doveva votare. Poi c'era il problema che tanti comuni, chi non era a regola con i pagamenti, chi aveva mandato, tipo, anzi addirittura c'era qualche comune che ha fatto il mandato ma non risultava la quietanza, qualche comune che sapeva che di essere irregolare con, e allora lì è subentrato, perché non avevano, ecco, regolarizzato entro il 31 di gennaio, allora non risultando potevano, tempo, allora siccome erano più di 50 comuni ma non era questo il motivo vero è perché non si era trovato l'accordo sulla figura da votare come dai presidente leggere, dai leggere, però mi dispiace che i sindaci che erano presenti lì hanno perso una giornata, perché ripeto, uno va lasciando magari il proprio tempo per, che ripeto è un dovere di un sindaco, è un dovere, ma nello stesso tempo non è neanche bello perdere il tempo, ecco, cioè quasi tratta che adesso è stato rinviato fino al 31 marzo e attendiamo, quindi altro organismo che galleggia. Allora noi a Marina Gioiosa ancora manco andiamo, perché ogni risposta praticamente suggerisce, stimola altre argomentazioni. A proposito di comuni che si mettono assieme, e invece questo riguardante questo stretto territorio, nel senso la Locride, l'Asso Comuni, anche qui io ho seguito poco, perché, no, seguito poco perché c'è il sindaco, c'è il sindaco prima persona, c'è stato qualche volta anche il vice sindaco, noi l'abbiamo accompagnato, però anche qui bisogna trovare un nome, una figura, delle figure, cioè due figure che possono rappresentare l'assemblea dei sindaci, perché abbiamo bisogno che ci sia un sì, al di là della regola o della forma, uno vale uno, un gruppo, uno vale 10. Allora, no, bisogna rompere, diciamo, questi schemi. Bisogna trovare, arrivare alla conclusione finale, perché ripeto, tante sono le problematiche in questo momento. E tanto si sta facendo, voglio dire, no? Perché ogni comune oggi con la, tra virgolette, fortuna, sfortuna, no? Uno non sa se è una fortuna da parte che ci sono questi finanziamenti del PNRR indirizzati verso a livello infrastrutturale, a livello di innovazione, l'innovazione digitale, per quanto riguarda la transizione ecologica, la rigenerazione urbana, cioè, però dobbiamo saperli sfruttare, dobbiamo stare a passo con i tempi. Sì. E sappiamo l'importanza dell'organismo. Cioè, se ci perdiamo, se ci perdiamo in queste, se ci perdiamo in questo, alla fine perdiamo tutto il resto. Allora, Maria Gioseoni, io vorrei intanto andare alla sua attività specifica, perché vedo che si arricchisce sempre di più l'app del comune, che mi pare che stia ottenendo seguito. Noi, che novità ci sono? Noi abbiamo da poco inserito una finestra che si chiama Lavoro ai Giovani, che non è rivolto solo ai giovani. Infatti qualche amico dei paesi limitrofi mi ha scritto: ma se è rivolto solo ai giovani, noi siamo tagliati fuori. Lei che gli ha risposto, no, infatti io guardo bene il video, no, ma è stata una battuta ironica. Sì, no, allora lì c'è la possibilità che qualsiasi cittadino, non solo di Marina, ma anche da fuori, ecco, può mettere un annuncio che sta cercando lavoro. E lì ci sono le diverse categorie. Sì. Poi dall'altra parte c'è la finestra che le attività di qualsiasi genere, dal settore turistico, ristorativo, dall'impresa, dai, diciamo a livello di magari una cooperativa, un'azienda, inserisce l'annuncio del personale che sta cercando. Okay? Nello stesso tempo abbiamo inserito le diverse, diversi siti web collegati, tipo Bacheca, Indeed, Cerco Lavoro e via dicendo. Abbiamo anche inserito un metodo, cioè delle finestre che ti diano un indirizzo per quanto riguarda come magari prepararti un curriculum, se è fatto correttamente, c'è anche la possibilità di fare la prova anche in inglese, cioè è molto ben dettagliato. E poi c'è per i giovani tutti gli eventi nazionali storicizzati a livello culturale. Sì. No, mi stavo pensando, sai cosa, sorridevo sotto i baffi, no, non ci sono i baffi, non sorridevo comunque. In mente mia, perché oggi diffondevo una notizia di una signora di Catanzaro che era operatrice sociosanitaria e al contempo pure in un periodo ha lavorato come insegnante, cioè chi c'è super lavoro e chi lavoro non ce l'ha
per nulla. Io non so, adesso l'incidenza vorrei anche no, ma infatti di reddito la cittadinanza Maria Giuseppe Ionica, no, ma l'importanza volevo dare un io dato vorrei immaginare che la disoccupazione giovanile è veramente bassa, cioè quando ho fatto la battuta la signora che mi ha detto guarda solo per i giovani, ma se noi andiamo a vedere veramente i dati la disoccupazione più alta è quella giovanile. Poi lasciamo stare, se andiamo ad entrare nei dettagli, il perché, voglio dire tutta una serie di cose, però realmente tra i due dati, quella giovanile, magari di una certa età superiore, è più bassa. Diciamo che il disagio sociale è più grosso, è oggi quella giovanile. Non abbiamo più alibi o cosa, pandemia, questo, quell'altro, alibi tra virgolette, ma proprio la mancanza di lavoro, perché tanti ragazzi, anche magari residenti a Marina e Giuseppe, così come in tutte quante le comunità, no? Vanno, lavorano anche per brevi periodi, si trasferiscono e quindi si impoveriscono le comunità, certo. Sono sempre meno e quindi chiaramente quando si è meno, di meno c'è il meno. Lavoro ci sarebbe, però dall'altra parte sento anche ci sono meno economie. Deve sentire tutte e due le campane, no? Certo. Perché è vero che c'è chi cerca personale, però una volta che viene assunto dall'altra parte bisogna vedere se vengono rispettati regolarmente i patti, ecco, per come previsto, ecco, sai, qua c'è una, sai che cosa un discorso pensando? Molto molto ampio mi piace perché stiamo andando a braccio, come ci vengono in mente le cose, come mi vengono in mente, perché io adesso stavo pensando alla premessa, no, cioè che siamo in un periodo a cavallo di eccetera eccetera, tra poco parleremo di carnevale, non ci perderemo l'occasione ovviamente perché Venia Giosioni che sta lavorando come tutti gli anni per preparare qualcosa di molto carino. Ecco, ma guardandoci alle spalle, dice, ma perché Sanremo? No, diciamo perché ci parli di Sanremo. Sanremo. Sanremo perché penso, anche perché ricollegandomi al discorso che facevo prima, di attrazioni, di ricettività, eccetera, eccetera, in passato abbiamo fatto dei tentativi importanti e secondo me abbiamo capito lì che la cosa può funzionare, con tutte le difficoltà che ci sono, che c'erano, adesso sono sicuramente di meno, ma ecco, pensare ad un grande evento, in questo territorio, per esempio, quale utilità e quanta utilità potremmo ricavare? Guarda, e se si è mai parlato, insomma, no, qualcosa si è parlato tra amministratori, tra giovani amministratori? Si è parlato. A Marina Giuseppe stesso? No, si è parlato, diciamo, nel territorio della Locride. Ecco. Questo è capitato quando siamo andati alla Fiera del Lanci, tra altri sindaci che eravamo lì, che attendevamo proprio il volo, parlando di più del meno, si è lanciato, ecco, questa proposta, ma un evento ovviamente, certo non si prepara dalla sera alla mattina, perché sappiamo tutti gli impegni che abbiamo, no? Cioè, nel senso, ognuno poi nel proprio comune ha tantissimi impegni, il tempo veramente delle volte non basta mai, però se si dedica quell'oretta la settimana, penso che un evento, non dico proprio nel forte del periodo forte dell'estate, ma anche perché delle volte bisogna anche fare forse delle iniziative non proprio nel mese di agosto che si concentra tutto in quel mese. Però siamo a carnevale, parliamo di carnevale. C'è il carnevale della Locride. Sì, c'è già il carnevale, lo fanno ad Ardone. Però voglio dire, lavorare attorno a questo grande valore. Ma infatti noi se tutto va bene, parlo come comune anche di Marina, chi ama parteciperemo il carnevale si sposta il martedì. E l'unica cosa che per questioni anche di sicurezza, più che altro mi dicevano, anche se è per la distanza, perché non è un il tratto, tipo io avevo pensato quando si parlava del carnevale della Locride, che ben venga che si fa Ardore, si possono tantissime cose. Io pensavo che tipo partiva da Ardore, arrivava fino adesso a Marcella, mi faccio presente nel passato cosa si faceva, giochi mediterranei, tanta roba insomma che si faceva. Però voglio dire in periodi proprio non strettamente estivi lì, perché poi è facile concentrare tutto d'estate. No, ma non bisogna concentrare non tutto bisogna, d'estate. Esatto. Infatti bisogna diciamo dividere, ecco, le diverse iniziative di spalmare, così c'è la possibilità di far arrivare persone nei diversi periodi dell'anno. Certo. Infatti adesso arriva la Pasqua, cerchiamo di fare magari qualcosa del periodo pasquale. Anche certo. Poi si avvicina, la primavera, l'inizio estate, infatti qua si sta già lavorando su qualcosa, però non diciamo niente di... Si farà senz'altro carico di portare l'idea all'asso comuni della Torbido, oppure insomma... No, ma questo ne avevamo già parlato, oppure a prescindere dove si terrà, a prescindere da quale organismo, eccetera, eccetera. Cioè, noi abbiamo visto, faccio un passaggio indietro, no? Nel passato quando...
si parla di giovani. Io parlavo del passato, ma anche sì, no, di giovani, per esempio, i campionati di pallavolo, no? Gli europei desiderano. Noi abbiamo avuto al palazzetto di Marina le squadre nazionali che si allenavano. L'evento è stato anche con Jovanotti. O come succede anche con i concerti che fa Roccella, però poi c'è il discorso di non concedere tutto d'estate beneficiano tutti. Sì, ma invece la Marina Giosionica, per quanto riguarda il carnevale, già che siamo in per il carnevale per... insieme ai ragazzi della consulta, che ovviamente la delegata che gli sta dietro e che li segue, ovviamente io gli do una mano, perché so cosa significa fare parte della consulta, anzi è tutto partito da lì, no? Allora mi medesimo nei ragazzi e sono lì a supportarli, a supporto, a dargli consigli, anche perché Valentino durante la settimana è impegnato con il lavoro e dato che lavoriamo la Valentina Femmina, consigliere comunale delegata alle politiche sociali e alle politiche giovanili e al terzo settore. Sì. Praticamente loro si sono costituite a novembre, non vorrei sbagliarmi, e poi ovviamente per ovvi motivi, non, per i tempi più che altro, non si è fatto nulla nel periodo natalizio. Con l'anno nuovo si è deciso di fare qualcosa in piccolo per carnevale e poi da lì e poi ovviamente hanno visto anche la collaborazione da parte nostra, loro si sono motivati, e infatti l'altro giorno sono uscito a chiedere i contributi ai commercianti e ringrazio a tutti i commercianti di Marina Giosionica, e quando uno parla e dice volere e potere, questi ragazzi sono partiti in quattro, si sono guadagnati la fiducia. Sì, no, ma è stato bello perché entrando nelle attività commerciali, chiedendo un contributo, che poteva essere 5, 10, 20 euro, non è che c'era una cifra minima o stabilita, e hanno raccolto una certa cifra, oltre 30 sponsor. Sì. E quando mi hanno chiamato dicendomi Giuseppe, guarda, sai quanti sponsor abbiamo raccolto? Dici quanti? Oltre 30 sponsor. Benissimo, hanno raccolto i soldi per pagare l'animazione, perché si farà il villaggio, stiamo parlando di domenica. Di domenica e martedì, non faranno una sfilata, ma faranno il villaggio di carnevale con dei personaggi che... Dove sarà questo villaggio? Nell'ex, a Bari di Gioioso, nella piazza ex Calabro Lucana, vicino al comune, anche perché è una zona pedonale, è tranquilla, ampia ed è sicura, è una zona sicura. E allora stiamo definendo le ultime cose e domenica, sperando in una bella giornata nel pomeriggio, che si può festeggiare con questo carnevale. Marina Giosionica, dovevamo farlo mezz'ora fa questo discorso, arriviamoci perché siamo all'ultimo giro di boa. E se possiamo trarre un bilancio già da subito di questa consiliatura, tornando abbiamo trito e ritrito sempre le stesse argomentazioni, che è stata una consigliatura sfortunata nella sua fase iniziale, che però poi passo passo via via che i risultati e i conti si fanno alla fine, ripeto, e si può fare sempre meglio, questo io lo dico sempre, però sappiamo tutti quello che abbiamo trascorso, non solo che ha trascorso solo Marina Giosionica, ma tutti i comuni d'Italia, del mondo, no? Sì. Oggi stiamo vedendo i frutti, fortunatamente stanno insistentemente. Ma lo stiamo vedendo perché fremo, lo ripeto, perché questa giunta, un mese dopo è stata la chiusura per la pandemia. Sì, dalla pandemia. Un paio di mesi, anche perché ci sono state le feste di Natale, possiamo dire un mese dopo. Vabbè. Perché già si vociferava questa questione questa cosa del COVID. I primi casi. Alla fine praticamente noi stiamo portando avanti una serie di attività e di lavori. Per esempio adesso stanno per completare, con tutte le polemiche che ci sono state durante il periodo estivo l'anno scorso, il lungomare, quel pezzo centrale. Stiamo completando l'area ex pescatori, che ci sarà lì una grande piazza che inaugureremo, se tutto va bene, che ovviamente
è a buon punto per questo, sì, che tutto va bene, prima dell'estate. Sì. Abbiamo fatto i lavori, e questo devo dire grazie anche all'impegno al nostro ufficio tecnico e anche al delegato ai lavori pubblici Giuseppe Coluccio, che praticamente segue tutti i giorni questi lavori. Per quanto riguarda la raccolta delle acque piovane, tipo la zona Rione Marinai, praticamente lì è stato fatto un lavoro di raccolta delle acque bianche, e ovviamente fa tutto l'asfalto e quant'altro. Adesso abbiamo iniziato un altro lavoro di 320.000 euro in una zona interna di Maria di Geosa, che è una strada che rischia di dissesto idrogeologico, perché ovviamente verrà messa in sicurezza e è fatta ovviamente tutta nuova. Abbiamo fatto un altro lotto di raccolta di acque piovane in una zona interna, zona Pantalonia. Sì. Ovviamente, dato che ci sono diversi tipi di lavori, che abbiamo aumentato con i pannelli fotovoltaici per abbassare i costi all'ente per quanto riguarda questo, diciamo, servizio alle nostre strutture, sì, pubbliche. Sì, sì. Si sta per partire per un altro lavoro per quanto riguarda la biblioteca comunale, per la scaffalatura. È una cosa che ci tiene molto, sta seguendo in prima persona il vice sindaco Vincenzo Tavernesi, che è anche assessore alla cultura e all'istruzione. Io in questi giorni ho intrapreso delle riunioni con le attività commerciali, dagli imprenditori, artigiani, commercianti e anche associazioni di categorie. Infatti devo dire che stiamo piano piano ottenendo questi riscontri, però ti volevo anticipare anche un evento che adesso, anzi ci sono tre eventi che adesso si faranno a Maria di Gioiosa. Vale. Il 20 ci sarà un seminario che si parlerà dei PAC e saremo il comune che rappresenterà diciamo questo a livello zonale, e sì, allora praticamente si farà a Maria di Gioiosa con Confagricoltura, si parlerà, sì, PAC 2023-2027. Poi il 23 ci sarà un incontro valore alle imprese e valore al territorio, Costa, sì, dei Gelsomini, che è in collaborazione con Confcommercio e Accademia delle Imprese. E poi faremo il 24, che se tutto va bene ci sarà anche la presenza dell'assessore Gallo, l'oro d'ulivo, e come preservare, come valorizzare e come preservare questo prodotto. Dato che c'è stato anche un incontro a Gerace e stiamo cercando, ecco, la collaborazione di fare rete. Il 28 faremo del Geracese. Il 28 faremo, che mi hanno mandato una richiesta per quanto riguarda un giorno intero, il 28 di febbraio, sulla potatura. Martedì. Cioè, sì, praticamente una giornata dedicata alla potatura, dove si farà anche una dimostrazione, un percorso per quanto riguarda questo tipo di mestiere. Allora, prima che mi dimentichi, dicevo, insomma, perché qui si parlava di lungomare, io parlavo delle virtù, insomma, del Cristoforo Colombo di Marino Giuseppe Ionico. Io credo che, insomma, poi è proprio questo, mi pare, il periodo in cui bisogna mettere tutti d'accordo. Ecco, mi dice un po' anche, a beneficio di altri amministratori che hanno le sue stesse deleghe e competenze, ecco, come si fa, che trucco usa per mettere d'accordo, perché poi nel comune, io credo che siamo da Reggio a Catanzaro pochi comuni, Soverato, Marina Gioiosa Ionica, dalla parte del versante tirrenico c'è Scilla, dove c'è un lavoro abbastanza impegnativo. Allora, come si fa a mettere d'accordo? Perché insistono, non è facile, non è decine, facile, decine, centinaia di piccoli imprenditori. Ma infatti io non è che sto tenendo, come fa a mettere d'accordo? Allora, d'accordo ancora non tutti li abbiamo, cioè non li abbiamo messi tutti d'accordo, non ma quanto non, riesci, non è riuscito a catechizzarli, no, però c'è la presenza, ecco, forse perché vanno stimolati, cioè io prima di essere un amministratore sono prima di tutto un cittadino e poi uno che ha un'attività privata che ovviamente presiede nel mio comune, certo, e so cosa significa portare avanti un'attività, e per questo io dico, ad oggi da solo non si va da nessuna parte, ci deve essere la collaborazione tra pubblico e privato, certo. Il pubblico deve fare il suo, infatti l'ultima riunione che è stata lunedì sono state fatte delle, diciamo, osservazioni e portano avanti delle problematiche, criticità che abbiamo da un paio d'anni. Io gli ho detto, allora facciamo una cosa, iniziamo da un punto,
adesso cosa faremo? Faremo venerdì alle ore 20 un incontro con il responsabile della manutenzione, raccolta rifiuti e decoro urbano. Così almeno i privati possono confrontarsi e il responsabile può spiegare, toccare problematiche. Bravissimo. Se c'è magari un'idea diversa, a differenza di quello che sta portando avanti il nostro responsabile, quello che stiamo portando avanti noi. Per questo dico, da questo, diciamo, da questo incontro magari si farà qualcun altro e poi si andrà alla programmazione e portare avanti delle idee. Infatti io ho proposto addirittura che abbiamo fatto un regolamento e abbiamo approvato un regolamento l'anno scorso che riguarda la consult per le attività produttive. E all'inizio qualcuno, anzi tanti, erano molto scettici, cioè perché si deve prendere la responsabilità, fare il presidente, il vicepresidente, sono anche è tempo che uno si deve privare magari a fare altro per poi dedicarsi alla consult. Però c'è qualcuno che sta piano piano, ecco, no, è una possibilità che viene data perché tu ovviamente hai tutte le condizioni per poter progettare, programmare e portare avanti delle istanze, non che l'associazione privata o una cooperativa non lo può fare, però la consult è un organo interno all'amministrazione comunale, che non significa che è a favore dell'amministrazione, è un'arma a doppio taglio, perché noi possiamo fare prendere delle decisioni che non possono magari stare bene ai nostri operatori commerciali, imprenditori sul territorio, che possono pure ribellarsi. Ma a che punto sono i lavori alla Cavallaro? Sono, a che punto sono? È terminato. La Torre del Cavallaro hanno consegnato i lavori, mi sembra, un 15 giorni fa. Devo venire a vederlo. Allora. Sì, sì. Adesso sta vedendo un attimino il vice sindaco per quanto riguarda gli altri due beni archeologici che noi abbiamo, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Sì, fate le cerimonie, voi, la scopertura, insomma, anche che è una cosa bella, storica, no? Qualche manifestazione al riguardo, per dare valore a quello che è stato fatto, a quello che è stato realizzato. Senta, c'è una cosa, anche perché i minuti scarseggiano qui, io volevo parlare, tornare alla BIT, perché quello è l'argomento precipuo, ma in che maniera? Nella sua maniera più congeniale, perché è il ristoratore, no? E noi prendiamo questi turisti da tutte le parti, no? Ma soprattutto per la gola. E allora io oggi mandavo un servizio, vorrei da lì partire, vorrei mandarlo per capire meglio, ecco, le eccellenze calabresi, che momento stanno attraversando, cosa si potrebbe fare di più, e poi anche per le nostre specifiche. Alla BIT di Milano abbiamo incontrato i creatori di Sbunda, che con la loro maestria hanno fatto assaporare a buyers internazionali la cipolla rossa di Tropea, l'anduia di Spiriglia, la soppressata, il capicollo, il butirro. Ecco, alcune delle autentiche eccellenze di Calabria che Sbunda, grazie alla maestria anche di due giovani che fanno parte di questo organismo, che sono del sud, sono riusciti a portare a Milano. Vediamo le servizi e poi parliamo di butirro e di quello che c'ha di proprietà questo territorio specifico. Servizio. E alla BIT 2023 non poteva mancare innanzitutto la cucina calabrese e Sbunda, che dalla Calabria sbarca anche a Milano da qualche anno. Però innanzitutto dimmi che significa Sbunda. Sbunda vuol dire spacca, quando una cosa va forte, è figa, è cool, nel nostro dialetto si dice che è Sbunda. Poi in ogni paesino cambia un po' il significato, il termine, si dirà spunna, però vogliamo portare un messaggio, cioè che la Calabria sbunda, cioè la Calabria spacca, la Calabria ha bisogno di essere promossa e fatta scoprire. E questa è la nostra missione a Milano per il momento, dove abbiamo due punti vendita e speriamo in un futuro di poter fare delle ambasciate calabresi in giro per l'Italia e poi chissà per l'Europa. Come sta andando a Milano? Cioè a Milano, in Lombardia, che poi ci sono tantissimi calabresi, si apprezza la cucina del nostro territorio? Si apprezza tantissimo, c'è molta curiosità e devo dire che da 5-6 anni a questa parte è migliorata tantissimo l'offerta che le produzioni calabresi stanno dando, quindi i milanesi sono attentissimi e capiscono la qualità, l'apprezzano, e soprattutto per i calabresi che vivono su è un modo per potersi sentire a casa e con quell'orgoglio di invitare i colleghi, i coinquilini, gli amici e dire vieni a mangiare a casa mia che ti faccio sentire davvero bene.
Senti, l'ultimissima cosa, qua vedo tante prelibatezze, vedo già la coda che si sta inserendo, ma cosa chiedono di più chi viene da te? Non voglio che fai ogni genitore, la cucina è come diciamo i prodotti vostri, è come il cuoco, sono dei figli i prodotti, però cos'è che va di più? Guarda, forse vai passando la solita nduja e la cipolla rossa, abbiamo fatto scoprire per esempio un salume che è il capocollo, che per noi è uno per loro è diverso perché sono abituati alla coppa, ma va tantissimo anche la nostra gastronomia, quindi la nostra parmigiana di melanzane con le melanzane belle fritte, con la provola sciolta, oppure le polpette al sugo della nonna, sì, le patate e peperoni, c'è veramente di tutto. Stiamo iniziando ad aprire una piccola breccia nel cuore dei non calabresi e questo ci fa grande grande piacere. Allora, adesso veniamo a noi. Mi prepari un menù, un ristoratore nostro, con i prodotti nostri tipici di questo territorio, eccetera, eccetera, in maniera che possiamo sbundare, ma noi, come diciamo nelle nostre parole? Sfondare. Siamo lì, giustamente, come diceva. Sfondare. Siamo lì, giustamente, come diceva il nostro emissario. Che possiamo proporre come antipasto? Sì, che cosa è andato anche recentemente? Noi che cosa hanno gustato? Abbiamo fatto, diciamo, un menù di carne. Abbiamo fatto un menù, ecco, più che altro delle nostre pietanze, ecco, tipiche del territorio, dal capicollo, il salame, la schiacciata, abbiamo fatto la ricottina col miele, il formaggio pecorino, la mozzarella fresca fatta da un caseificio qui nella nostra zona, e poi abbiamo la ricotta infornata al miele, la melanzana ripiena, la zeppola ripiena con l'acciuga, i fagioli con peperoni e nduja, siamo nel periodo dei broccoli con fagioli e broccoli, la caponata, cioè voglio dire, alla fine è stato un antipasto, forse mi sfugge pure qualcosa, però bello ricco. Ma è vero, lei lo può certificare, no? Che noi prendiamo e siamo bravissimi per la gora. Guardi, i nostri... io lo vedo tutti gli anni che i nostri, noi possiamo, se c'è qualche aneddoto, qualche cosa, noi, gruppi di turisti, allora, provenienti che vengono a cenare da lei. Ma noi abbiamo l'esempio che parlo di Maria De Gioiosi, che conosco. Certo, mi viene in mente un'altra cosa, no? Perché durante il periodo estivo soprattutto ci sono tutti questi turisti di ritorno, questi che sono nati da queste parti, eccetera, eccetera, e che hanno voglia di riassaporare, perché in città sappiamo benissimo che non hanno il tempo per farlo. Ma infatti farlo, io quando sento parlare della vita che fanno, e poi quando sento addirittura che... Che cosa vogliono rigustare, ecco, per completare la domanda? Allora, oggi la gente vuole la genuinità. E infatti io non capisco com'è possibile, vabbè che qua c'è anche un business dietro, toccando un argomento molto delicato, le multinazionali che mi escono fuori con quella notizia di cibo mangiamo sintetico, verme. No, a parte mangiare verde, il cibo, sintetico, infatti come ti dicevo prima che iniziasse la puntata, io ho fatto una proposta da portare in consiglio comunale che siamo contro al cibo sintetico, fin quando la nostra terra ci permetterà, ci consente di poter coltivare quello che la natura ci ha dato, ben venga. Non lo possiamo fare benissimo. Sì, infatti è la prossima proposta. Anche dovessimo avere problemi, anche ripeto, cominceremo poi se ne parla, ma ad allevare verme, infatti, quindi a fare abbiamo, io personalmente, io l'ho detto anche al segretario, che mi è stata inviata, anzi l'avevo pensato, poi mi è stata inviata dalla Coldiretti questa proposta, che stanno aderendo tanti altri comuni, e io personalmente sposo in pieno, e ripeto, la nostra cucina è apprezzata per la sua semplicità, per la sua genuinità. Faccio un esempio: quando uno già si vede con un amico la domenica e dice cosa ti sei mangiato a pranzo, no? Pasta casareccia con sugo delle, così, pasta di casa con sugo delle polpette, diciamo il maiale consumato magari a fuoco lento, poi c'è, magari siamo nel periodo che si fa il maiale qui in casa, poi grazie a questo aggeggio abbiamo la possibilità di vedere cosa succede nelle case di tante persone, tanti amici, eccetera, eccetera. Io certe immagini, no?
per esempio andare in quelle bettole dove ci sono le salsicce, sì, con che le pendono, pezzi, che... sì, sì. Ah, sono i lardi, cose che sinceramente quando viaggio non le vedo da nessuna parte, voglio dire, no? Insomma, solo da queste parti si vedono, insomma, che si portano avanti nostre, ancora quelle tradizioni, queste tradizioni, abbiamo queste tradizioni, abbiamo queste prelibatezze. Non capisco perché, insomma, si debba, qualcuno sta sperimentando fare questi preparativi, questi menù. Ma poi alla fine, infatti, poi la gente che viene da fuori non ti chiede, non ci appartengono. Ti chiede, ma io conosco persone, perché noi abbiamo un altro, diciamo, dei piatti, anzi un prodotto che è molto riconosciuto a livello mondiale, che è lo stocco. Lo, no? Stocco, certo. Cioè qui arriva gente pure trovandosi un volo durante il weekend, sembra un'assurdità, ma è vero. Chi me l'ha detta sta cosa, lei? Mi sembra che te l'ho detto perché io. Perché l'ho sentita parecchie volte. C'è gente che prende l'aereo per domenica mattina, arriva a Mammola. No, ma io l'ho sentita più volte, non me l'ha detto, ma forse me l'ha detta anche lei. Mangiano, sta cosa. Mangiano, sì. E la sera rientrano, sì, a prenderlo. Cioè, si, sì, ritrattengono. Anche perché si prenota anzitempo. Sì, solo 20 persone, 30 persone. Uno con 40-60 euro viaggia. Oppure 24-25, dipende l'offerta che trovi. Sì, anche perché oggi le offerte ci sono, si trovano. Certo. Insomma. Magari spendono di più a tavola che di viaggio, del viaggio, no? Cioè, anche perché oggi c'è, e forse preferiscono, però preferiscono di più a spendere qualcosina in più per andare a una cosa. Ma noi dobbiamo puntare anche su questa cosa e su tante altre, che poi vorrò trattare anche con altre persone, perché noi abbiamo delle cose in Calabria che manco sappiamo che esistono. Certo. Tipo le piste ciclabili, eccetera, eccetera. Vabbè, ciclabili, poi parleremo, diciamo, di le zone dove fare trekking, tutto una serie di percorsi. Sappiamo già, cioè, so di gente che già frequenta questi luoghi, che magari ma non ne parliamo, sappiamo, non, sì, diffondiamo, non sappiamo, nemmeno noi che dovremmo essere cassa di risonanza. Neanche visitati, neanche le abbiamo visitate, c'è un esempio. Nemmeno noi che dobbiamo convincere, nemmeno noi che dobbiamo comunicare, nemmeno noi che dobbiamo informare, siamo a conoscenza, ma ci sono tante, tante cose, e chiudiamo così come abbiamo cominciato. Vogliamo chiudere anche racchiudendo tutto quello che si è detto, perché abbiamo detto tante belle cose, benauguranti, tante belle iniziative, non soltanto per Meneggio di Saionica, non soltanto per Carnevale, anche per Pasqua, anche per Primavera, anche per l'estate. Dato che è la prima volta che ci vediamo per quanto riguarda questa nuova annualità con l'amico e assessore Giuseppe Romeo, se vuole rivolgere un augurio di questo 2023, non soltanto ai suoi concittadini, ma a tutti quanti che in questo momento ci ascoltano. Voglio semplicemente dire che speriamo che questo 2023 possa essere produttivo, può essere pieno di soddisfazioni, anche perché abbiamo già trascorso momenti, certo, difficili, certo, non sono ancora superati, non sono stati ancora superati, però con un po' di buona volontà, un po' di confrontandoci e cercando in qualche modo di trovare la soluzione insieme, e possiamo, come dico sempre, sì, ormai il mio motto è questo, voglio dire, e non è per fare propaganda elettorale, perché non è il momento, poi dobbiamo lavorare, no? Certo, come, certo. Perché veramente se si riesce a fare squadra, pure non possiamo mai accontentare tutti, non possiamo essere d'accordo con tutti, però di sicuro insieme quei pochi che vogliono, ecco, sposare un determinato progetto, un determinato lavoro, si può portare avanti. Per questo dico, non arrendiamoci, le difficoltà ci sono, basta guardare questi ragazzi di Sbunda, guardiamo anche l'ultima, che mi congratulo con quei ragazzi che hanno inventato Minduio. Sì. Ok? Abbiamo, e queste sono, ecco, aziende nuove. C'è un'altra azienda addirittura che, permettimi di dirlo, che è nato da poco, è un progetto startup, un ragazzo che è qua originario di Gioia Tauro, però sposato a Bovalino, insieme ad altri tre ragazzi hanno lanciato un progetto che si chiama Aliva, che praticamente tramite la legna della potatura realizzano componenti di arredo, serie limitate. Sì. Ok, proprio c'è la numerazione, c'è l'albero che è dove è stato tagliato, e il numero di matricola su quel arredo che vanno a lavorare, il, diciamo, l'uomo che l'ha tagliato, cioè, diciamo, quello che ha fatto l'intervento, cioè tutto tracciato. Un settore nuovo, una cosa, sì, nuova. Un settore nuovo. Ecco, per questo facciamo anche l'incontro. Sì. Sull'olio, ma che abbiamo inserito anche questo tema che è importante, perché una volta dice, sai, se parli con qualche persona anziana dice ma la potatura si fa in questa maniera, invece oggi i metodi sono cambiati, c'è uno studio dietro, così, certo, capito? Sì.
Per questo sì, non è semplice l'argomento, e ci sono aziende anticonsole, per questo dico, quando dicono ma in Calabria non si può fare niente, in Calabria non c'è niente, è vero, ci sono tante difficoltà, vediamo che non magari c'è scarsa conoscenza. Sì, però vedo che invece dall'altra parte ci sono aziende ancora oggi consolidate che hanno subito pure loro difficoltà economiche negli anni, hanno affrontato pure il Covid, superato questo momento, e oggi stanno uscendo altre aziende. Maria di Gioiosa ha un'attività che sta partendo alla grande, che sono tre ragazzi, uno di Siderno, due sono di Marina, che li conosciamo tutti, che non è che adesso che quelli che mi vengono in mente, no? Che sono partiti da zero, che Yes Box è con una realtà di spedizioni che oggi si è inserito nel mondo del franchising. Per questo dico, abbiamo Hard, cioè tante realtà. Continua a fornire, gli strumenti utili per informare questi sì, ragazzi. Sì, infatti dico l'ultima cosa, due ulteriori servizi che abbiamo inserito per tenere informati anche i nostri cittadini all'interno della nostra app, che sono quelli dei lavori pubblici che possono seguire, che adesso stiamo praticamente aggiornando passo per passo, passo dopo passo, per quanto riguarda la mensa scolastica, che è vero che noi siamo anche con DonorCode, che è questo diciamo sistema d'app che si prenota la mensa direttamente da un semplice smartphone o dal PC, però lì trovate il menu settimanale e ovviamente tutta una serie di informazioni che riguarda proprio la mensa scolastica. Bene, bene, chiudiamo, dobbiamo chiudere, grazie per la cortese attenzione, grazie Assessore. Grazie a te Pino per la tua disponibilità, per avermi dato questa possibilità. Per tutta l'attività. Grazie, un saluto a tutti gli spettatori. A domani. Questo programma è presentato da...